Bentrovati a tutti per questo primo aggiornamento meteo della settimana. Dunque l'Europa è alle prese con la prima tempesta equinoziale, ovvero di quella situazione dalla quale non si torna più indietro. Una condizione che mette sostanzialmente una pietra sopra i fasti dell'estate. Certo, le temperature prima o poi torneranno a salire, torneranno anche fasi stabili soleggiate, ma nulla a che vedere con la stagione calda. Quindi tempeste sull'Europa, sono stati colpiti soprattutto i settori centrali ed orientali, dall'Austria alla Repubblica Ceca fino alla Polonia e alla Romania. L'Italia, ricordate, era stata presa marginalmente nella seconda parte della scorsa settimana e tornerà ora a venire coinvolta nei prossimi giorni, anche se con fenomeni che si spera siano meno estremi rispetto a quanto abbiamo visto al di là delle Alpi. Martedì avremo un po' di rovesci, qua e là sparsi, alternati a schiarite un po' su tutto il territorio nazionale. Poi fino a venerdì il grosso dei fenomeni si concentrerà principalmente a sud del fiume Po. C'è comunque da tenere sotto osservazione, e questo tengo a sottolinearlo pur senza voler spaventare nessuno, che nelle prossime ore nascerà un minimo di pressione un po' insidioso nei bassi strati sul Tirreno settentrionale. Questo piccolo ciclone, tra martedì 17 e giovedì 19 settembre, potrebbe richiamare con venti di levante aria molto umida dall'Adriatico a sviluppare una linea di convergenza temporalesca di tipo marittimo diretta verso i contrafforti appenninici. Si tratterebbe sostanzialmente di temporali che, rimanendo bloccati dalle montagne, potrebbero scaricare ingenti quantitativi d'acqua tra l'Emilia-Romagna e le Marche, coinvolgendo a tratti anche i rispettivi confini con l'Umbria e la Toscana. Una situazione che andrà monitorata per bene, visti anche i precedenti alluvionali in quelle zone. Vi sapremo comunque dire meglio nel prossimo video, quindi se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche. La sintesi previsionale ci conferma quindi per martedì condizioni di generale variabilità con alternanza tra schiarite, annullamenti e brevi rovesci sparsi e intermittenti. Con il passare delle ore queste acquazzoni risulteranno via via più frequenti su Emilia Romagna e al centro-sud. Tornerà anche a rinforzare il vento, in particolare tra Triveneto, Emilia Romagna, Liguria e Toscana, venti di Bora e di Grecale in questo caso, quindi venti freschi che porteranno ad un nuovo calo delle temperature. Mercoledì maltempo, come abbiamo detto, tra Emilia Romagna e Marche, anche lungo i contrafforti appenninici con la Toscana e l'Umbria, rovesci sparsi ma più moderati e intermittenti su Bassa Padana e al centro, maggiori schiarite al sud e in Sardegna. Nel pomeriggio sviluppo di qualche acquazzone anche tra la Puglia, la Basilicata, la Campania e la Sardegna, ventilazione sostenuta tra Levante e Scirocco in Emilia Romagna, che diventa poi grecale su Liguria e Toscana. Le temperature rimangono su valori stazionari, quindi inferiori alla media del periodo su tutta l'Italia. Infine la tendenza successiva, che vede per giovedì ancora maltempo tra Emilia Romagna e Marche, maggior variabilità altrove, dove soprattutto nella giornata di venerdì si avrà occasione anche per ampie schiarite per una lieve ripresa delle temperature. Bene, per il momento abbiamo terminato, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito ancora una volta a rimanere sempre aggiornati iscrivendovi al canale, seguite anche il nostro sito web, a tutti voi un cordiale saluto e vi attendo come sempre al prossimo aggiornamento. A risentirci, Luca Angelini.